della destra, anche neofascista, che è consistente. E c'è il varo di un nuovo governo di centrodestra che inverte la linea che dal 1963 era stata avviata, un governo Andreotti-Malagodi con ambizioni restauratrici. E soprattutto quello che dobbiamo considerare è dell'importanza di Piazza Fontana. Piazza Fontana alimenta una spirale di violenza nella società. Non sono d'accordo con Sofri che dice che quel giorno gli italiani perdono l'innocenza perduta, questa è la vocazione del terrorismo rosso. Non sono d'accordo con questa visione. Il fenomeno, diciamo, del terrorismo rosso armato noi lo conosciamo in diversi stati europei, c'è in Germania, c'è in Francia, c'è in Belgio, probabilmente sarebbe arrivato anche in Italia, però non con questa intensità, non con questa durata e non con questi continui scontri metropolitani che ci sono stati dopo Piazza Fontana, perché dopo Piazza Fontana anche la Piazza Nera prende forza. Intanto le piazze vengono blindate molto di più, quindi il potere manifestare diventa un diritto che bisogna conquistarsi, e molto spesso conquistarlo anche a costo di manganellate, di imprese di forza o di morti, come Saverio Saltarelli il 12 dicembre dell'anno dopo, nell'anniversario della strage. Quindi c'è questo, e c'è la Piazza Nera che viene scatenata, viene usata. Tutta la rivolta di Reggio Calabria è utilizzata in questa funzione, parliamo del luglio del 1970, no? della Piazza Nera. E addirittura c'è una strage dimenticata, assolutamente dimenticata, alcuni non lo trovate neanche nella storia della strategia della tensione, che è la strage di Gioia Tauro, luglio 1970. Perché viene occultata? Perché non è possibile costruire alcun meccanismo di strategia della tensione. È del tutto evidente che la vicinanza con i moti di Reggio rende assai plausibile, anche per un'opinione pubblica un po' intontita, che quella non può essere una mano rossa. E quindi viene occultata, è un incidente ferroviario. Ci vorranno l'inizio degli anni 90 con le confessioni dei pentiti di 'Ndrangheta che ci diranno che quella strage era stata commissionata dal comitato di Reggio Capoluogo. Quindi abbiamo sempre queste verità posticipate, differite nel tempo e parziali. Noi come cittadini, nel nostro piccolo, cerchiamo di metterci tutto l'impegno perché la verità si affermi sempre di più. E in realtà questa vicenda però dimostra anche che una parte del gioco è in mano alla cittadinanza. Perché la cittadinanza, quando si mette assieme, si organizza, preme, dei risultati li ottiene sempre. Vedi se ci sono domande. Se c'è qualche domanda. Quasi quasi. Niente microfono se possibile. È uno spreco di energia assolutamente inutile, ho insegnato 30 anni, le aule di scuola non sono forse più grandi anche di questa, quindi forse spero di non averne bisogno. Detto questo, ne volevo porre una questione, per porla parto però da me stesso brevemente. Sono un reperto d'epoca, conoscevo il padre di Claudia, ero anarchico, frequentavo molto Valpreda e quindi, come dire, l'esperienza di Piazza Fontana mi ha abbastanza segnato. Perché? E perché come Valpreda ero sottoposto a un regime di sorveglianza che non sapevo, l'ho capito dopo. Oddio, avendo a che fare con Luigi Calabresi anche prima, questo si divertiva a farmi vedere che sapeva tutto della mia vita privata. Per cui, insomma, ho passato il mio 22esimo compleanno nascosto, dopo Piazza Fontana, e quant'altro. Insomma, una bella angoscia. Però adesso, a 69 anni, ritengo che, come dire, aver avuto quelle esperienze sia stato un privilegio.
sia stato un privilegio perché? Ma perché mi ha aiutato, anzi mi ha costretto, a capire cosa cacchio stava succedendo, a capire gli arcani che ci sono dietro quello che appare, a non fidarmi mai della informazione ufficiale. Avevo già fatto qualche esperienza prima per non fidarmi, ma insomma questa ecco, era di un'altra qualità. E quindi a tutt'oggi io credo che l'avere seguito, se vogliamo un po' costretto, no? Quello che succedeva, e cercato di capire le stragi, eccetera, 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 mi abbia, come dire, dato un occhio particolare sulla realtà che mi impedisce di cadere nella propaganda, nelle verità ufficiali, eccetera, eccetera. Dico questo perché, e qui finalmente vengo al sodo, ritengo che non dobbiamo fermarci alla ricostruzione di quelle cose, perché risentendo quella ricostruzione, leggerò il libro dopo che ho sentito com'è, devo leggerlo, ma non sapevo prima dell'invito, non sapevo neanche gli stesse, dicevo, perché nella ricostruzione, anche quella che viene fuori qui, ci sono tutti gli elementi della governance planetaria di oggi. Cioè io ritengo che, come dire, sapere leggere quegli eventi ci aiuti oggi a leggere quello che succede a livello mondiale da almeno 15 o 16 anni, non vado più indietro, dall'Ucraina alla Libia, alla Siria, a quant'altro. Quando si parla per esempio di monoimmagine, non è venuto fuori questo termine, e voglio dire, la monoimmagine del 11 settembre è stato un bellissimo spettacolo su tutte le televisioni. Ecco, credo che allora, né in ciò che è stato imposto all'Italia mediante italiani, ma probabilmente con un piano ben più vasto, perché sappiamo tutti tutta la questione di stay behind, eccetera, eccetera, bene, sia il modello della governance planetaria che l'Occidente tenta di usare oggi. Ecco, quindi volevo sentire il parere su questa mia idea. Allora io... No, rispendo. Beh, è lo stesso, allora. Prendo queste sue osservazioni come un complimento. In realtà le opere storiche di valore devono fornire al lettore degli strumenti di analisi anche sull'oggi. È assolutamente indispensabile. E delle affinità chiaramente ce ne sono, tenendo presente però che la storia non si ripete mai tale e quale, no? Ci sono sempre delle varianti, ma se noi ci dotiamo di strumenti interpretativi, chiaramente la nostra percezione dei fatti sarà sicuramente più avanzata di quella di altri. Prego. Anche questo intervento mi ha fatto venire in mente una serie di questioni, come questi scenari mondiali in realtà toccano la vita di ciascuno di noi nella maniera più normale. Io li metto insieme appunto adesso, ma non ci pensavo prima. Il giorno della strage di Piazza Fontana ero in Corso Europa, perciò molto vicino a Piazza Fontana. Io avevo una formazione politica molto diversa. Ero iscritto al Partito Socialista in una sezione dove c'era il circolo esperantista, che poi era quello frequentato poi da Pinelli. Sono stato ai funerali di Pinelli e a distanza di anni ho trovato in giro una foto che mi faceva vedere, cioè eravamo stati ripresi in quel funerale per vedere che c'era, e questo era un altro. Poi l'ultimo episodio, testimone alla cosa di Annarumma e perciò testimone al processo che poi finì in un certo senso per l'assoluzione, che non c'era stato questo assassinio di Annarumma. E poi l'ultimo episodio è che mi sono trovato a iniziare per ottenere la grazia di Bonpressi,
cioè tutto questo collegamento che c'è, ponendo per la prima volta un problema che poi fu risolto positivamente, che non era compito del Ministero di Grazia e Giustizia, che allora era Castelli, di bloccare il procedimento, ma che dovesse l'ultima decisione arrivare al Presidente della Repubblica. E una battaglia giudiziaria con i familiari di Von Pressi, che durò anche quella 4 anni, ma alla fine la conclusione fu quella che era un atto che dovesse proprio del Presidente della Repubblica. E nel frattempo apprendere che c'è tutta una sorveglianza che non è solo sui movimenti o politico, ma anche dell'attività civile. Così, lo racconto per la prima volta, io ho saputo dell'ordinanza della Cassazione che mandava il Porcellum in Corte Costituzionale dal Consolato di Milano degli Stati Uniti, perché mi trovavo in Cile. Perciò non mi erano arrivate le notizie da qui, ma c'è una richiesta di appuntamento al Consolato e che poi ho concesso, ma alla fine ho detto, ma scusate, perché mi avete cercato me, che formalmente io ero il terzo avvocato, che perciò normalmente era conosciuto come il processo Bozzi. E dice, no, ma noi mezz'ora dopo che c'era la sentenza avevamo assunto le nostre informazioni e avevamo saputo che dietro a questa azione giudiziaria c'era appunto questa mia iniziativa. Allora, vediamo come c'è una attenzione a tanti momenti che vanno dall'attività politica ma anche all'attività professionale, di cui certamente tutta questa cosa può essere fatto un utilizzo in un senso poi o nell'altro, ma questo è preoccupante, nel senso che quanti dati devono essere raccolti e analizzati per arrivare persino a sapere che dietro un'iniziativa giudiziaria c'era un certo avvocato piuttosto che un altro avvocato. E la cosa non è finita, perché in queste attività anti-italico ho avuto dei riscontri che ci fosse una qualche sorveglianza. E quando l'ho esternato dicendo che insomma la cosa non mi gradiva, mi è stato risposto: è nel tuo interesse e la tua tutela. Questa è la risposta che ho avuto. Ultima combinazione. Questo panciotto è alto desino, perciò già cominciamo ad andare dell'altro, e se si è riusciti ad annullare il Porcellum, merito di mio padre che mi costrinse a studiare il tedesco, perché lui commerciava con l'Alto Adige e voleva sapere cosa si dicevano i contadini nelle trattative per l'acquisto di frutta e verdura. Io ho imparato il tedesco e sono laureato in diritto costituzionale tedesco, non ho mai capito cosa ci dicessero i contadini, perché parlando dialetto io non ero in grado, certo, di capirli, però comunque tutto si tiene. Ultima ciliegina, nella sentenza di annullamento del Porcellum, siccome non c'erano precedenti qui, l'unica giurisprudenza citata è quella della Corte Costituzionale tedesca, che se fosse seguita anche adesso la sorte dell'Italicum sarebbe già decisa. Una che salta all'occhio, le reazioni della stampa internazionale all'autunno caldo, che sono citate qua, sono straordinariamente analoghe a quelle che hanno preceduto il referendum. Cioè, catastrofe! Ma tutti, c'è, non so, Die Welt, che dice che guerra sociale, caos, bancarotta. Neue Zürcher Zeitung, congiure anarchiche, trotskiste, castriste, maoiste. Pluto giudaico massonica, hai capito? Manca. Cioè, non so, ma Figaro, che anche questi. E La mia domanda su Trump, in realtà non era su Trump, ma era su quello che la presidenza Trump libera senza più controllo, ed è, diciamo, tutto quel fronte internazionale, economico, finanziario, eccetera,
che è così interessato alla modifica delle costituzioni e alla, come dire, semplificazione dei meccanismi, per cui, come delle cose che abbiamo visto anche in Italia recentemente, cioè la eliminazione per quanto possibile dei corpi intermedi a tutti i livelli, dagli interlocutori sociali a, se possibile, il Parlamento, quando si può, come si può, un pezzo del Parlamento, un pezzo, tutto, vediamo quello che si riesce a portare a casa per avere un interlocutore unico possibilmente, col quale chiaramente è più facile trattare. Ma questa roba per me si iscrive, vabbè, forse metto insieme, come dirà lo storico, cose che c'entrano poco, si iscrive dentro questo continuo processo che viviamo in Italia dalla liberazione dei ragazzi o neanche degli altri. Però sul fondo di questo, e mi pare che tu lo vivi bene, c'è sempre, come dire, la presenza sociale, almeno due episodi, cioè il funerale delle vittime di Piazza Fontana, per cui credo che sia proprio credibile sta roba che diciamo sempre, ma lì si trovano anche degli elementi. Il rumor che ha avuto delle pressioni abbastanza forti per stretta di stato eccezionale, di limitazione delle libertà democratiche, eccetera, a Bondi, Strano Veneto, si barcamena, finché il 15 vede questa piazza che è veramente impressionante, di Piazza Fontana, lì decide che proprio non si può fare niente. E poi rischierà di pagarlo con la vita 3 anni dopo, quando Umberto gli chiederà la borsa, avendo bevuto il grappino, arriva in ritardo. E l'altra è, credo, questo sciopero generale dopo la strage di Brescia, che è una cosa che anche sul, cioè, queste robe segnano e condizionano poi dei meccanismi che noi non conosciamo, che dobbiamo conoscere solo dagli storici, anni e anni dopo li possiamo intuire, capire e cogliere, ma quanto sono importanti, però, cioè, ma quanto sono, non solo quanto ci hanno segnato la memoria, ma il referendum, certo, quanto hanno inciso poi alla fine sulla nostra vita. Tra l'altro, per i funerali io sottolineerei l'assenza di Saraga, certo, che sì, è il presidente della Repubblica, sì, certo, e questo rumor che si presenta con un'ora di ritardo ai funerali delle vittime di Piazza Fontana, che viene indicato dai familiari delle vittime come il segnale che loro hanno ricevuto dallo Stato, ma questa mancanza anche di rispetto. Ma no, probabilmente era lì al telefono, tutti era molla, eccetera. Assolutamente, ma infatti la mancanza del Presidente della Repubblica ai funerali è significativo, visto che si era presentato. Scusate, parlavamo tra di noi. Il microfono, in piedi. La mancanza del Presidente della Repubblica ai funerali delle vittime di Piazza Fontana era significativo, visto che si era presentato davanti alle telecamere, indicando lo sdegno e nella violenza di questi gruppi della sinistra. Quindi anche questo forse è una cosa da. Io avrei una domanda da farti, un dubbio che avevo l'hai praticamente. No, tieni. Ah, si sente? Ok. Dubbio che avevo l'hai praticamente già affrontato quando è il primo punto di domanda che ti avevo fatto notare. Invece, niente, tutto ciò che tu dici è estremamente documentato, ci sono delle note, tu rimandi a dei documenti. Per quanto riguarda la ricostruzione della giornata del 12 dicembre, quindi tutti gli attentati che si sono verificati in quella giornata, tu aggiungi, rispetto a quello che si sa, che a Milano ci sono state, a parte la bomba Piazza Fontana, banca commerciale fatta esplodere dagli artificieri, sempre nel capoluogo lombardo sono rinvenute altre 2 bombe, una alla caserma dei carabinieri, l'altra in un grande magazzino del centro. Ecco, la fonte di questo? Perché è la stessa del fondo. Ah, perché è usato da Cucchiarelli, per rimettere dentro Pinelli, che in realtà ha cercato di sventare gli altri attentati, eccetera. Cosa pensi del libro di Cucchiarelli? Allora,
è un libro serio, documentato, importante, dal quale io ho tratto, come potrete vedere, molte informazioni. Dissento invece da Cucchiarelli sull'idea della doppia bomba. Quella non l'ho trovato da nessuna parte, cioè in Piazza Fontana ci sarebbero state due bombe, no? La bombetta innocua, anarchica, che però fa detonare la bomba pesante e tragica nera. E su questo negli atti giudiziari non c'è nulla. Lo dicevamo prima, Guido Salvini ha detto ma potrebbe essere un'ipotesi interessante, forse perché Guido Salvini vorrebbe riaprire un altro filone di indagine su Piazza Fontana, però allo stato attuale mi pare fuorviante questa ipotesi. Io ci avrei una richiesta da fare, e cioè secondo me Dodi dovrebbe fare una versione scolastica, sì, di questo libro, quindi una riduzione con l'apparato documentario necessario di riferimento, però manca assolutamente un testo che in modo piano e documentato possa essere utilizzato dai ragazzi, diciamo, dai 15 anni più o meno in su. E tra i tanti testi che ci sono in circolazione, tutti abbiamo letto, visto, eccetera, eccetera, questo è l'unico che mi fa venire in mente la possibilità di una sua versione didattica, e sarebbe fondamentale. Ci posso aggiungere, scusa se intervengo ancora, ma credo talmente importante questo che da sottolinearlo. Perché? Ma perché gli studenti non sanno un accidente. Voglio dire, a parte quelli che avevo io, che ovviamente sapevano tutto, ma ecco, addirittura mi ricordo ancora al Palazzo della Provincia, non mi ricordo quanti anni fa, ma saremmo già un